Eccoci qua, buonasera all'amministratore delegato di Banca Mediolanum, Massimo Doris, grazie per aver accettato questo nostro invito per parlare. È una serie di incontri che faccio con gli amministratori delle grandi aziende italiane. Lei è una di queste, ieri avete presentato i risultati, ma non è soltanto di questo che le devo parlare. Anzi, ne parleremo perché c'è una domanda da cui non sfuggirà. Io le faccio vedere un video che lei conosce a memoria, perché è un video che non mi sembra un video di una banca, eppure mi sembra che l'abbiate fatto voi. Aspetti, guardi che cerco di metterglielo in onda con i nostri potenti mezzi. Guardi. Io sono Bea. Tre donne. Anch'io sono Bea. La stessa donna. Ti riconosci? Quando passato e futuro si incontrano, è il presente a decidere il loro destino. Cos'è uno scherzo? Ciao, Bea. Non pensavo di trovare te. Senti, scusa, ma la mia vita la conosci, no? L'hai già vissuta. Ma raccontami di me. Che vita vivrò? Parlami della tua. Non posso dirti tutto. Devi avere fiducia in te stesso. Ti rendi conto che stai parlando come la mamma? Lotta per i tuoi sogni. Non ti arrendere mai, ok? Mai, mai, mai. Banca Mediolanum presenta Anna Foglietta in Raccontami di me. Guardalo su ascoltabuoniconsigli.it. Allora, ma perché una banca fa un video di questo tipo? No, io dico sinceramente, cioè, non è che sono proprio invogliato il giorno dopo ad andare ad aprire un conto corrente. È una battuta. Sì. Allora, intanto un saluto a lei e un saluto a tutti coloro che ci stanno vedendo e ascoltando. Perché un video di questo tipo? Perché un film? Perché in realtà è un cortometraggio. Abbiamo preso una regista, Laura Chiassone, molto brava, e un'attrice bravissima e molto famosa come la Foglietta. Perché un film? Allora, le scelte che noi facciamo nella nostra vita ci sono scelte che hanno conseguenze positive o negative molto limitate, o scelte che possono avere conseguenze nella nostra vita molto importanti, sia in senso positivo che negativo. La carriera che intendiamo percorrere dal punto di vista lavorativo, per esempio, la persona con la quale ci vogliamo accompagnare e decidere di avere figli o non averli, tutte cose importanti. Ma ci sono anche scelte fondamentali per quanto riguarda la parte finanziaria. Ora, noi volevamo trasmettere l'importanza di queste scelte finanziarie al pubblico, che si possono fare da molto giovani e che poi hanno appunto conseguenze a lunghissimo termine, però non volevamo farlo attraverso dei numeri. Volevamo trasmetterlo non tanto qui, ma qui, no? Alla pancia, quindi all'emozione. Da qui la realizzazione che fare questo con uno spot di 45 secondi era veramente difficile. E da lì l'idea quindi di fare invece un cortometraggio per trasmettere emozionalmente l'importanza di fare certe scelte all'inizio, insomma, della nostra vita come risparmiatori per avere poi delle conseguenze positive quando saremo anziani. Ecco perché abbiamo deciso di farlo in questo modo attraverso un cortometraggio. È qualcosa di assolutamente innovativo, ha colpito molto perché devo dire che l'accesso poi al sito ascoltabuoniconsigli.it, che già c'era quando abbiamo fatto l'altra campagna, dove c'era un normale spot televisivo, ha visto più del doppio degli accessi proprio per la curiosità che ha suscitato questo nuovo modo di Esatto, comunicare. io capisco perfettamente e difatti io sono stato incuriosito esattamente come sta, cioè per me è valso quello che le ha detto, cioè io mi sono guardato questa roba e ho detto ma che roba è e poi ho capito bene quello di cui lei stava parlando e penso che sia anche una cosa molto interessante avere un linguaggio diverso soprattutto da parte di una banca, però insomma lei sa che in questo momento sui conti correnti italiani, sui conti correnti, cioè sotto il materasso, peggio del materasso perché oggi rendono veramente zero. E ci sono 1.680 miliardi, non è mai successo nella storia italiana, ma le voglio dire che questo non avviene soltanto in Italia, anche in Germania, anche in Francia, cioè i risparmiatori non si fidano, hanno paura, una paura blu, tengono i soldi sul conto corrente che rende zero. La mia domanda è molto semplice, cioè come riusciamo e come facciamo a capire che questa roba qui è un grandissimo spreco? Beh, allora, tanto per cominciare, è abbastanza naturale che questo accada. In ogni crisi,
accade che il denaro in conto corrente salga, perché la gente si spaventa, perché c'è la crisi e ovviamente consuma meno. Consumando meno si accumula denaro nei conti correnti. Ah, lei dice questo caso, è frutto del minor consumo questo 1680, sì, più che altro. Sì, okay, è frutto del minor consumo. In questa crisi si aggiunge una cosa, intanto la paura dal punto di vista fisico, cosa che non c'era in altre crisi. Ma qui, in questa crisi, a fianco del risparmio che si accumula perché ho paura e quindi rimando l'acquisto della macchina, l'acquisto del nuovo vestito, eccetera, si aggiunge un risparmio forzato, nel senso, se io sono chiuso in casa, cioè il lockdown, sì, e non posso uscire a spendere, non posso andare al ristorante a spendere, quindi si aggiungono due tipologie di risparmio, quello della paura e quello forzato del fatto che non mi è permesso di spendere. Non uso la macchina perché sono chiuso in casa, non compro benzina, non cambio le gomme, eccetera, eccetera. Io penserei che diminuiscono anche le entrate in questo periodo, cioè capisco quello che lei dice, ma vale per chi ha un reddito fisso da stipendio, eccetera, ma alcuni hanno anche le entrate molto ridotte in questo periodo. Poi si aggiungono, ovviamente, come in tutte le crisi, questa ancora in modo più pesante, le persone che sono finite in cassa integrazione, che hanno perso totalmente il lavoro, i piccoli imprenditori, pensiamo a chi ha un ristorante, insomma, la situazione è veramente drammatica per queste persone. E quindi questo ha fatto sì che si accumuli un tanto denaro nei conti correnti. Ora, una parte potrebbe sicuramente essere investito, perché quando ci sono le crisi i mercati scendono, i valori delle azioni scendono e quindi sono buone occasioni per comprare, per investire, perché ricordiamoci una cosa: tutte le crisi, tutte passano e quindi anche questa verrà superata. Quindi coloro che hanno ovviamente disponibilità, liquidità, non quelli che hanno perso il lavoro evidentemente, che hanno molta liquidità, avrebbero grandi occasioni per comprare a prezzi buoni. Faccia capire una cosa: il modello di questa crescita del risparmio e il modello, diciamo, di prudenza in banca è lo stesso che lei ha visto nel 2007 dopo la crisi finanziaria dei subprime? Cioè è avvenuta la stessa cosa più o meno? Sì, anche lì risparmio salito nei conti correnti, gente che aveva paura, anzi quello che avevano venduto, cosa che è successa, abbiamo visto anche a marzo di quest'anno, forti vendite di azioni per la paura e quindi i mercati, cosa questa forte vendita che accelerano la discesa dei mercati evidentemente. Quindi c'è un parallelo con quella crisi, solo che mentre lì si pensava al fatto che era una crisi che aveva colpito il sistema finanziario, le banche, che il mondo sarebbe andato a catafascio, perché questa era l'idea. In questo caso c'è veramente anche, si aggiunge, come dicevo prima, la paura fisica, no? Però ci sono similitudini dal punto di vista del risparmio, ci sono tantissime similitudini. Ogni crisi è diversa dalle altre, o meglio, la causa di ogni crisi è diversa da quella precedente. Ogni crisi è causata da un motivo diverso, ma quello che accade sui mercati poi è sempre la stessa cosa, sempre quello si ripete costantemente. E lei dice, crollano i mercati e chi ha il sangue freddo di intervenire quando crollano porta a casa un risultato, lei dice sempre. Assolutamente, sempre. L'importante ovviamente è farlo diversificando, perché se io investo in un'azienda, in un titolo o due, può essere che quell'azienda o quelle due non si riprendano mai più. Ma se io investo attraverso i fondi di investimento o gli ETF o qualcosa che mi investa nel mondo, io sono certo di guadagnare. Non so se sarò in attivo fra 3 mesi piuttosto che fra 3 anni, perché dipende quanto sarà lunga la crisi. Ma sul fatto che comprerò bene, che nel lungo termine guadagnerò,
è una perché allora, cioè, mi scusi, io su questo, io per quello stiamo facendo questa intervista, ma perché questa roba che lei dice, che mi sembra che non dica solo lei peraltro, cioè che chiunque si occupi di questo mercato dice ragazzi non tenete i soldi sul conto corrente, non convince le persone, soprattutto quello che è successo nel passato, a essere cioè lì, c'è un difetto, cioè dei risparmiatori che non vogliono sentire, o c'è un difetto nella comunicazione che non riesce a farsi capire? Allora, da un lato la comunicazione, perché tutti capiscono il concetto che bisogna comprare quando scende e vendere quando sale. Un concetto banalissimo. Sì. Cosa accade? Che uno vende quando scende e compra quando sale. Perché accade esattamente il contrario, mediamente. Esatto. Perché? Perché in certi momenti la pancia prende sopravvento sulla testa, per cui il panico e l'euforia non partono da qui, partono da qua, no? E quindi quello prende sopravvento. Allora nel 99-2000 tutti a comprare quando il mercato aveva già corso tantissimo, nel 2001-2002 tutti a vendere. è normale, e le dirò di più, perché poi ci si sofferma spesso sui rendimenti del prodotto A, B o C, del fondo A, B o C. Questo va meglio di quell'altro. Le voglio dare due dati che sono emblematici. Uno americano, parliamo degli anni dal 77 al 90, quindi un bel po' di tempo fa, un fondo americano, Magellan Fund di Fidelity, che in questi 13 anni era stato gestito benissimo da un certo Peter Lynch e aveva reso, si tenga forte, mediamente il 29% all'anno. I mercati erano andati benissimo in quel periodo, ok? Mi pare un 13% medio all'anno avevano fatto in quel periodo, perché era dopo la crisi petrolifera. Bene. Quel fondo 29% medio, perché era un fondo azionario, aveva oscillazioni. Bene, sa che la metà delle persone che avevano investito in quel fondo hanno perso soldi? Come uno dice, ma com'è possibile se rende il 29 all'anno perdere? È molto semplice, perché il fondo fa 100, 105, 100, 95, 110, 120. Siamo arrivati a 100, siamo arrivati a 120, perfetto, quindi ha fatto il 20% il fondo. Ma se io ho comprato a 100 e ho venduto a 95, ho perso il 5%. E purtroppo la metà ha fatto così, perché le spiego come avviene, e la spiego a tutti. Uno guarda, investe e sente dire, guarda, c'è questo prodotto che va benissimo, io ho guadagnato il 5, ho guadagnato il 10, ho guadagnato il 20, poi altro 30 lo continua a seguire, vede che continua a salire, dice, cacchio, ha fatto il 40%, questi sanno il fatto loro, lo compro, e come lui fanno in tanti così. Ha fatto 140, diciamo a questo punto, fa 145, poi c'è il momento che scende e va a 135, si spaventa e vende. Poi il fondo riprende di parte, ma lui ormai è uscito. E la metà, non qualche qualcuno di poco esperto, incapace, la metà ha perso. E lo stesso è venuto in Italia, anni un po' più recenti, 95-2004, se non vado errato, per un fondo di Anima, sempre azionario. Quello aveva reso in quei 10 anni, aveva preso il premio come miglior fondo azionario internazionale, il 10,9% medio annuo, quasi la metà dei clienti hanno perso soldi. Pazzesco. Era il miglior prodotto che ci fosse. Perché? Perché si investe ascoltando la pancia, l'euforia e il panico. Una cosa. Il voto americano ha coinciso con la vittoria, che peraltro deve essere ancora confermata in tutti quanti gli stati, insomma poi dopo fino all'8 dicembre si ha qualche incertezza, però dovrebbe aver vinto Biden, ma quello che è successo è che i mercati ieri, l'altro ieri, sono
saliti in completa euforia per l'avvicinarsi del vaccino di una grande società farmaceutica americana, Pfizer, in collaborazione con una società farmaceutica tedesca. Le voglio chiedere quanto conta quel mercato lì americano, che peraltro in questo momento della crisi invece ha tenuto, anche perché hanno iniettato una quantità di risorse che noi europei ci... quindi cosa dobbiamo aspettarci da quel mercato, che però è un mercato guida per tutti gli altri? Ovviamente quel mercato influenza tutti gli altri, è il mercato dove ci sono quello più grande, dove ci sono più società quotate, è il mercato più efficiente che funziona meglio, e quindi quello che accade negli Stati Uniti bene o male tende a ripetersi anche qui. Poi c'è da dire che alla fine, alla lunga, i mercati azionari seguono gli andamenti dell'economia, per cui se abbiamo degli Stati Uniti che crescono al 3% e un'Europa di prodotto interno lordo e un'Europa che cresce all'1%, e le borse europee non potranno mai nel lungo termine avere le stesse performance, gli stessi rendimenti di quella americana, perché se le due economie viaggiano a ritmi diversi è evidente, però bene o male una certa sincronia c'è. Bisogna dire anche che le borse americane avevano già iniziato a salire dopo le elezioni, ancora prima dell'annuncio del vaccino. Questo perché i mercati, insomma gli investitori istituzionali, quello che amano sono le certezze, odiano l'incertezza. Quindi il fatto di aver avuto un presidente e che non si sia andati avanti chissà quanto per capire chi sarebbe stato, è stata una notizia positiva per i mercati. I mercati premiano la stabilità, dice lei, qualsiasi essa sia. Sì, non proprio qualsiasi essa sia, però sicuramente insomma, meglio sono... stabilità che instabilità. Senta, mi dica una cosa. Scusi, il fatto appunto del vaccino, questa è una notizia eccezionale, perché significa che nel giro, deduco io, nel giro del prossimo anno tutti saranno vaccinati e quindi l'economia potrà girare nuovamente a pieno ritmo. Quindi è una questione di mesi, massimo un anno, perché le cose tornino a un'assoluta normalità. Immagino in base a questa notizia. Da quando ha iniziato a lavorare, una situazione di tassi negativi come quella di oggi, praticamente così non l'ha mai vista quasi. Adesso non esageriamo, perché magari forse negli anni 80 c'era qualcosa. No, ma che 80? No, al contrario. Mai visto. Anzi, erano altissimi i tassi. Negli anni 80, scherzi, doppia cifra erano. E la mia domanda è la seguente: come fa a spiegare, ma non dico alla sua famiglia, perché diciamo che di finanza se ne intende abbastanza, ma a una persona normale, che io compro un titolo di Stato tedesco a 10 anni e in realtà devo pagarli? Devo pagare. No, ma guardi che è quasi difficile per me spiegare. Come fa a spiegarlo e quanto durerà questa situazione, secondo lei? Allora, spiegarlo è veramente difficile. Ecco. Tanto perché uno lo spiega... Esatto. Uno lo spiega, guardi i tassi, fai vedere i tassi italiani, quelli tedeschi, eccetera. Dopo che hai spiegato tutto, il cliente dice: sì, ma quanto mi dai? È qualche cosa, siccome è la prima volta in assoluto nella storia che accade una cosa del genere, tant'è vero che da quando esistono le banche, e andiamo al 1500, esiste il termine costo della raccolta, perché un cliente deposita e tu lo paghi per depositare, e ricavo dagli impieghi. Gli impieghi sono i prestiti, i mutui, eccetera. Quindi pago 3 per raccogliere, mi faccio pagare 7 per prestare, ok? E io faccio il margine. Ebbene, quando i tassi sono andati negativi, mi sono sentito dire dai miei della tesoreria, dai miei collaboratori: abbiamo un costo negativo della raccolta. E io ho detto:
scusate, cosa vuol dire? Il costo è negativo. Cosa vuol dire un costo negativo? No, perché ci pagano. Ho detto, quindi è un ricavo. Sì, è un ricavo. Quindi nei libri di testo di finanza il termine ricavo della raccolta non esiste. E, e siccome non esisteva, l'hanno chiamato il costo negativo, perché è veramente una cosa fuori dal mondo. Però questa è la situazione, ormai è così dappertutto. Quanto durerà? Secondo me durerà per parecchi anni. Perché? Perché in questo periodo, per stimolare l'economia, gli stati si sono indebitati tantissimo, perché il debito pubblico non è salito solo in Italia, è salito tantissimo in tutta Europa, negli Stati Uniti, in Giappone era già altissimo e lo è ancora di più. Quindi per essere in grado di sostenere un debito del genere e di ripagarlo è fondamentale che i tassi restino bassi, perché se i tassi salgono, poi pagare gli interessi su questo debito enorme diventa un peso. Il debito sarà talmente alto in tutto il mondo, dall'America al Giappone all'Europa, che i tassi sarà inevitabile che rimarranno per un bel po' ancora così. Non so se sì, negativi, ma comunque molto bassi. Non so se negativi, ma molto molto bassi. Questa non è solo la mia opinione, è l'opinione di tanti. Ovviamente il futuro, la palla di cristallo non ce l'ha nessuno, però è abbastanza logico che accada questo. Quindi questo significa che ricercare il quanto mi dai non è la domanda proprio più corretta da fare, perché se il titolo di Stato italiano a 10 anni ti dà lo 0,7, se sì, trovi qualcosa che ti dà il 2 o il 3, è tre fatti volte una domanda, perché già lo Stato italiano che dà lo 0,7 è considerato rischioso dal mercato. Poi secondo me uno non rischia di non rivedere i suoi soldi, però se il BTP paga lo 0,7% quello a 10 anni, e invece con il Bund, quindi quello tedesco, devi pagare tu lo 0,5, ci sarà un motivo. Non è che quello che compra il Bund è stupido e tu sei furbo, è che il mercato ritiene la Germania, giustamente io direi, più solida, più sicura. Io bisogno quindi di... è un po' come dire: metto i soldi nella cassetta di sicurezza, non mi rendono niente, la cassetta di sicurezza la devo pure pagare, però è sicuro, è una sicurezza. Questo è un po'. Due domande devo farle, che sono le ultime domande finali, perché non si può esimere da due domande. Una che riguardano il suo gruppo, cioè Banca Mediolanum. Lei ha presentato i conti ieri, non le faccio dire i conti perché già li sanno quelli che sono interessati. Comunque ha fatto utili anche ieri, e gli utili sono esattamente a quelli dell'anno precedente, praticamente tranne insomma la componente, diciamo, utili che non arrivano da Mediobanca, ma proprio qui dividendi che non arrivano da Mediobanca, ma proprio qui io voglio arrivare. Io, se fossi un suo azionista, ma le sembra normale che lei è obbligato a non pagare i dividendi per un anno brillante come è stato questo? Cioè, la mia domanda è molto, molto banale. C'è gente che ha comprato Mediolanum, ha comprato Intesa, ha comprato Generali, ha comprato tante altre aziende finanziarie, perché sa che ogni anno, quello che diceva lei, magari mi rendono il 3-4% rispetto al mio investimento. Come si può continuare a pensare che voi non diate ai vostri risparmiatori dividendi? No, non si può pensare, evidentemente non si può pensare che continui così, ma nemmeno la BCE, che ha preso la decisione di impedire agli istituti di pagare, pensa di continuare per tanto tempo in questo modo. Ora, la decisione è stata presa perché eravamo entrati, è stata presa a marzo dello scorso anno questa decisione dalla BCE, e di conseguenza dalle altre banche centrali dei vari paesi, perché con quella situazione che non si sapeva ancora dove sarebbe, come e quando si sarebbe risolta, prevedevano, ovviamente correttamente, un aumento dei cosiddetti NPL, cioè crediti deteriorati, cioè le aziende hanno preso i soldi a prestito, il ristorante, per esempio, il bar, deve essere chiuso, non riesce a restituire il prestito fatto, e quindi perdite per le banche. Quindi, a fronte di queste perdite future che prevedevano, hanno detto: non distribuite i dividendi, così avete un patrimonio più forte, avete più soldi in cassa per far fronte a questa crisi. Ed è comprensibile
che abbiano preso una decisione di questo tipo. Quello che mi trovo un po' meno d'accordo è che l'abbiano applicata su tutti indifferentemente, perché ci sono banche più solide e banche meno solide, quindi banche che forse era meglio che non pagassero i dividendi e banche invece che potevano permettersi assolutamente di pagare. Lei poteva pagarli, Banca Mediolanum non poteva pagare nel 2020 i dividendi? Sì, siamo una delle banche più solide, e non solo Banca Mediolanum, anche altre banche italiane. Noi avevamo ai sei mesi un indice di solidità che era quasi il 20%, per cui insomma... Faccia capire, molto semplice, veramente molto semplice. Lei nel 2020 ha fatto degli utili, ieri 249, non mi ricordo, poi sommati a quelli... farà quanto fa alla fine dell'anno, si può dire già più o meno? Quanto è previsto? No, non diciamo mai gli utili, però... E nei primi sei mesi dell'anno quanto ha fatto? Nei primi sei mesi eravamo a 170. Di utili saranno 300 milioni fino ad oggi, 250 più 150, mal contati. Quello che voglio capire, lei gli utili li ha fatti, quest'anno gli utili non li ha distribuiti, no? Perché è bloccato. Il risparmiatore che quest'anno non ha beccato nulla, lei però ce l'ha questi utili, l'anno prossimo cosa succede? Non so se ha capito, molto semplice, me lo deve spiegare. È chiaro, sì, è molto semplice. 200, 300, quello che è, l'ha fatto, l'anno prossimo che fa, sostiene lei? Allora, il nostro desiderio è quello di pagare gli utili che avremmo dovuto pagare quest'anno, quindi relativi all'esercizio, relativi all'esercizio 2019 che avremmo dovuto pagare ad aprile di quest'anno. Esatto. Quindi pagarli l'anno prossimo, in più pagare anche i dividendi relativi all'esercizio 2020, quindi pagare, diciamo, un dividendo doppio l'anno prossimo, e quindi dare agli investitori, agli azionisti, tutti i dividendi. Tutto il dividendo del 2020 non pagato? Sì. Ah, ecco. Questa è la nostra idea. Bisogna vedere che cosa diranno le autorità, perché leggevo proprio stamattina sui giornali che sembra, perché sono tutte voci, che la BCE sia orientata ovviamente a permettere l'anno prossimo di pagare i dividendi, però non si sa ancora se permetterà di pagare solo quelli dell'esercizio 2020, okay, quindi quelli normali, o se permetterà anche di distribuire quelli dell'esercizio 2019 che non sono stati distribuiti. Sembra... Quelli del 2019 si pagano nel 2020, perché a certo. Casa magari non tutti. Quelli del 2019 l'avrebbe dovuto pagare nel 2020 e non li ha pagati per motivi BCE. Quelli del 2020 dovrebbe pagare nel 2021 e pare che la BCE, quelli del 2020, se ci sono, li fa pagare. Lei vorrebbe pagare sia quelli del 2019 sia quelli del 2020, ma non si è sicuri che la Banca Centrale Europea vi permetta di pagare quelli del 2019. Corretto? Non si sa ancora, sembra. Potrebbero fare una selezione e quindi dire banche che hanno una certa solidità possono pagare anche quelli del 2019, diranno così noi saremo sicuramente in quelle condizioni, altre invece no, oppure se diranno per tutti solo quelli relativi al 2020 pagabili nel 2020. Noi cerchiamo ovviamente di pagare tutto e di dare quello che avevamo promesso agli azionisti, anche perché comunque anch'io sono un azionista importante di questa banca, quindi i dividendi mi fa piacere incassarli. Senta, le voglio dire una cosa, l'ultima domanda davvero, come pensa che finirà o non finirà questo risico bancario? Intesa, che è una grandissima banca italiana, con Carlo Messina sono riusciti a comprarsi UBI, che era una grande banca italiana. Il Monte dei Paschi è ancora un po' disastrato, anche se non si può dire, ma qualcuno dice può andare in Unicredit. Ma, cioè, continua questo risico bancario? Il settore bancario italiano oggi lo vediamo in un modo in cui lo vedremo anche fra un anno? Allora, io sono convinto che continuerà questo risico bancario. Adesso aveva subito un'accelerazione, si era un po' sopito. L'operazione Intesa UBI ha risvegliato il mercato.
Adesso questo riacutizzarsi della crisi pandemica ha sicuramente messo un attimo da parte questo risico, l'ho messo in secondo piano, ma secondo me appena questa crisi si risolverà, ripartirà. Questo perché? Perché ormai per stare nel mercato bancario i margini si sono ridotti molto, i costi sono aumentati perché la normativa è diventata sempre più stringente, il modo di operare con le banche è cambiato tanto, meno sportello, più internet, telefonini, eccetera, e quindi è importante per le banche tradizionali soprattutto avere una base di clienti molto ampia per fare le cosiddette economie di scala, no? Quindi con gli stessi costi fissi posso servire più clienti. E quindi secondo me si andrà sicuramente in questa direzione. E non è solo una cosa italiana, leggevo proprio stamattina... Ma vale anche per Mediolanum, Banca Mediolanum? No, adesso arriviamo su Mediolanum. Stamattina leggevo che in Giappone la Banca Centrale Giapponese premierà con dei depositi dando lo 0,1% alle banche, non stiamo parlando dei privati, se si aggregheranno con altre banche. Li premieranno per incentivarli ad aggregarsi, tutte le loro banche regionali, eccetera, perché e anche Banca d'Italia sta spingendo in questa direzione. Quindi secondo me ripartirà e sarà qualcosa che durerà anni, non è che avviene in un anno o due. Banca Mediolanum. Banca Mediolanum ha bei margini, fa utili, cresce in termini di clienti, di patrimonio sotto gestione. Ai 10 mesi abbiamo raccolto 6,2 miliardi, è il nostro record storico, e mancano ancora 2 mesi alla fine dell'anno. Per cui noi stiamo crescendo in maniera forte, non abbiamo bisogno di aggregarci per fare economie di scala. Siamo una banca diversa, se guardiamo tutte le banche reti, simili a noi, quotate, stanno andando tutte bene, sono premiate dal punto di vista della borsa molto di più delle banche tradizionali. Quindi non abbiamo, noi fatti così, per il momento, problemi di questo tipo. Bene, direi che abbiamo esaurito i nostri 30 minuti, anzi li abbiamo un po' superati rispetto agli standard di questa intervista, e direi che abbiamo parlato veramente di tutto, dal cinema ai cortometraggi fino ad arrivare al risico bancario per i più addetti ai lavori. La ringrazio davvero, amministratore delegato di Banca Mediolanum Massimo Doris, e noi ci vediamo al prossimo appuntamento con i grandi delle imprese. Grazie, dottor Doris. Grazie.